Connally torna a parlare del suo amore con Ambra Lombardo, nato al Grande Fratello 2019, e del rapporto con l'ex moglie Tina Cipollari. Ospite di Non succederà più, da Giada De Micheli su Radio Radio, la stylist descrive la sua nuova fidanzata conosciuta nella casa come una donna che ha il pelo sullo stomaco per affrontare una vita con me. Al momento non è prevista una convivenza. Per ora facciamo i nomadi. Ci incontreremo a fine settimana. Sto preparando un appartamento nuovo dove lei potrà venire quando vuole. Sarà bella quella attesa dei 2-3 giorni. Poi ovviamente lungo il percorso vedremo di fare qualcosa di più importante. A me piace convivere con le persone che mi amano. Stai parlando con un uomo che ha 3 figli, che ha dietro una storia molto importante, di un amore trascorso e poi finito. Una persona che ha 3 figli che, soprattutto, possono giudicare il percorso del padre. Io sono un uomo dalla A alla Z. Io non faccio un percorso con una donna per poi cambiarla in continuazione. Non ho bisogno di questo, non mi serve e non mi è mai servito nella vita. Bisogna vedere la famiglia dalla quale provieni, i valori, l'amore. Mio padre è morto all'età di 40 anni e mia madre è rimasta vedova a 36 anni, senza avere avuto mai più un uomo. Queste cose ti fanno penare e ti fanno crescere in maniera particolare. La domanda da $1 milione per i fan di Tina Cipollari è ovviamente una sola. L'ex di Chicco accetterà Ambra? Come è noto, l'opinionista di Uomini e Donne e Nalli sono in ottimi rapporti e crescono insieme i loro 3 figli. Pare che al momento Tina non creda molto alla relazione con la Lombardo, come ha già dichiarato. Ma no, Tina è molto simpatica nelle cose, minimizza Chicco, io l'adoro, l'ho sempre detto e anche dichiarato nella casa, guai chi tocca la mia ex moglie. Siccome mi conosce profondamente più di tutti, se io mi avvicino ad una persona è perché c'è un motivo e non può far altro che vederlo in modo positivo. Poi la televisione crea questa sorta di meccanismo di critica, che può essere pensata come una critica reale, ma può anche essere una critica simpatica, io l'ho presa con la seconda versione. Al momento, lui e Tina non avrebbero ancora affrontato l'argomento Ambra di persona. Di certo, la Cipollati non sarebbe gelosa. Io conosco Tina più di qualsiasi altra persona, ed io ti dico Tina non è assolutamente gelosa di nessuno. Tina ha una sua storia, una sua potenza mediatica e televisiva che lei nulla la tocca. In comune abbiamo una sola gelosia, verso i nostri figli. Chicco ha inoltre ribadito che i suoi figli non hanno nulla contro la Lombardo, confermando che il post del 12enne Francesco era solo una trovata per avere follower. I miei figli mi amano e so che non avrebbero mai potuto fare niente di che. Io sapevo che era un gioco con sti follower, Instagram, impazziscono tutti. Anche la sorella della Cipollari sembra nutrire forti dubbi su Ambra, come ha spiegato in un'intervista, ma Chicco precisa di avere uno splendido rapporto con lei e di aver già chiarito. Lei ha espresso dei giudizi, non conoscendo ovviamente Ambra, guardando solamente la TV e conoscendo suo cognato, una persona buona, schietta e sincera, e magari è andata tipo a proteggere, ma senza sapere fondamentalmente quell'amore che c'è tra me ed Ambra. Abbiamo riso dell'intervista, ce la siamo letta insieme ridendo. Chi se ne frega.